very, very rapidly. It's called the Tartsloopa Suitcases because it basically centers itself around a collection of suitcases which are packed between the years 1911 and still, in a sense, are still being packed now in the year 2009, which, when you unpack every single suitcase, will give you a total knowledge of the complete world. Allora, come vedete, avrete notato, sono moltissime informazioni in rapidissima successione. Il progetto si chiama Le valigie di Tartsloopa perché si tratta di una collezione di valigie che sono iniziate nel 1911 e ancora adesso nel 2009, e disfando una valigia dopo l'altra, ciascuna valigia è come se tirasse fuori un suo mondo, mostrasse un mondo intero. Inside each of the suitcases maybe I slightly ought to retread. There are, in fact, since I needed a finite number, otherwise I'd be packing and unpacking suitcases forever, I needed a finite number in which to contain the material, and that finite number ought to have important metaphorical associations. And that number was 92. Volevo un numero finito di valigie, altrimenti sarei andato avanti per sempre a farle, a disfarle, e mi serviva un numero finito che però avesse un'associazione metaforica importante, significativa. Questo numero è il 92. And I'm sure you all know that the number 92 is the... Certamente sapete tutti che il 92 è il numero atomico dell'uranio. I'm born in 1942, I come of age, I'm 21 and 63. That was the beginnings, if you like, of the first chapter of uranium in the world. They dropped the bomb on Hiroshima and Nagasaki in 45, and that really began, I suppose, what we could describe as the length and breadth of the history, both real and metaphorical, of uranium. Uranium spells nuclear fission spells the atomic bomb, and the atomic bomb indicates either with atomic power, amazing, heaven-like ability to universally organize the idea of power in the world, but on the opposite side, of course, as we all know, represents incredible, terrifying Armageddon and hell. Allora, io sono del 42, ho compiuto 21 anni nel 63 e la bomba, diciamo l'era dell'uranio è iniziata quando è stata sganciata la bomba su Hiroshima e Nagasaki nel 45. E ovviamente tutta la simbologia che si porta dietro l'uranio e l'età dell'uranio è quella, da un lato, di un immenso potere, di una grandissima, immensa potenza del potere di gestire questa forza, e allo stesso tempo della fine del mondo, un inferno provocato dall'uomo. Today's worries, the anxieties of young people today, would certainly be perhaps more concentrated on global warming, pollution of the planet, population overkill, and such like considerations. In 1963, if you're a young man of 21, it is very much the sort of post-Vietnam concern of Khrushchev versus Kennedy, East versus West, the great polarization between two superpowers, with the notion that one moment, one day, soon, somebody's going to drop the bomb. I think, in a way, though we felt very anxious about the whole situation of nuclear energy, fossil fuels are supposed to disappear from the world within about the next 12 or 14 years, and there's every evidence that nuclear power will come back again, so we'll have to consider all those concerns from square one again. So the notion then of a really big subject matter, survive or don't survive, crash, or in a sense lift off, heaven or hell, are relative in a curious way to this whole project of the Tartsloopa Suitcases. Le ansie moderne sono un po' cambiate, i ragazzi oggi probabilmente hanno paura dell'inquinamento, della sovrappopolazione, del riscaldamento globale, dell'effetto serra, ma quando io avevo 20 anni, 21 anni nel 63, le preoccupazioni erano essenzialmente quelle del dopoguerra del Vietnam, il confronto tra l'est e l'ovest, le due schieramenti, la cortina di ferro, Kennedy, e soprattutto essenzialmente il grande terrore che qualcuno prima o poi avrebbe sganciato la bomba atomica. E,
Quindi preoccupazioni diverse che in realtà ci ritroveremo addosso, visto che i combustibili fossili stanno sparendo e che quindi prima o poi l'unica nostra chance sarà quella di riprendere l'energia nucleare, e quindi ci ritornerà sicuramente addosso questa paura, questa preoccupazione dell'energia atomica. E quindi di questa contrapposizione tra il paradiso e l'inferno, questa grande... questo grande confrontarsi e scontrarsi di queste due immagini che sono veramente alla base di questo progetto delle valigie di Tulsa Looper. It's interesting hearing the Italian translation. There was I talking about heaven or hell, but there was the notion of paradise inferno, so we're back all the way to 1300 to Dante and this city all over again. È buffo perché sentendo la traduzione in italiana io ho detto in inglese paradiso e inferno, lui me l'ha sentito dire in italiano, e che però parole che a lui ricordano Dante, quindi siamo ritornati a Dante e a questa città al 300, e comunque appunto si chiude un cerchio che ci riporta a Ravenna. Like I said, I suppose hours ago now there were only two subject matters, one is sex and the other is death. I suppose in a way when we talk about heaven or hell, we're talking again about the huge, never-ending, unextinguishable concepts of the notion of positive and negative heaven and hell. Come ho detto ore fa, ormai all'inizio ci sono due uniche cose importanti al mondo, che sono il sesso e la morte, e anche il paradiso e l'inferno, che ci portano di nuovo a questa dicotomia inestinguibile, questo contrasto fra questi due aspetti. So you can see there are many, many, many different ways this huge subject matter can be tackled. One of the biggest, I suppose, still growth industries in the technological world is the game, the interactive video game. And of course, as part of our total approach to this huge project of the Tulsa Looper situation, we made, indeed, an interactive video game. Let me just show you a bit of the trailer. Allora, ci sono molti modi ovviamente di affrontare questo tema e in molti modi abbiamo cercato di affrontarlo in questo progetto. Uno di questi modi nel multimediale è il videogioco, e abbiamo realizzato un videogioco che fa parte di questo progetto e adesso ve lo mostro. Did 92 games relative to indeed our atomic number of 92. And although I said that essentially in the public cinema the whole project, because of its complexity, because of its unusual approach, did not sit very well with, I suppose, cinema audiences who were hoping for something a lot more conventional, the interactive video game was very successful. We had over 600,000 hits a day for 3 years. Avete visto un po' il videogioco? Immagino che sia un linguaggio che conoscete, ormai sono 10 anni che si gioca a questi giochi interattivi sul computer in internet, e come dicevo, anche se in realtà nel cinema il progetto non ha avuto un gran successo, probabilmente il pubblico si aspettava qualcosa di più convenzionale, l'ha trovato un po' ostico, difficoltoso, molto complesso, mentre invece i 92 giochi che ci siamo inventati in relazione a questo progetto hanno avuto 600.000 visite nei 3 anni in cui sono rimaste online. We ran the game for 3 years, and the first prize of many, many, many people who participated in this all over the world was for the winner with his or her partner to travel to all the places in the world that Tulsa Looper had been to. And I think they were traveling for about 6 months, because we really did have locations all over the world. Abbiamo fatto questo gioco e c'era anche proprio un premio, e il vincitore di questo gioco, che appunto è durato 3 anni, vinceva un viaggio per due, quindi per sé, il proprio compagno e la propria compagna, in tutti i posti in cui è stato Tulsa Looper il protagonista. E siccome non ci siamo fatti mancare niente come location, era un viaggio che durava 6 mesi. The second prize was a night with Isabella Rossellini, but it was never claimed. Il secondo premio era una notte con Isabella Rossellini, però non l'ha mai chiesto nessuno. The largeness of the product. If I tell you there were 92 ideas, objects, or metaphors in each suitcase, and there are 92 suitcases, so we are talking about 92 times 92, which is over 8,000. There are, in a sense, the equivalent of 8,000 feature films squashed within the sandwich of this huge project. Allora, un progetto immenso, gigantesco, 92 idee, oggetti e metafore,
in ciascuna delle 92 valigie, quindi un totale di più di 8.000 film con tutte le caratteristiche di un film, e questo è la grandezza e l'ampiezza di questo progetto. And it gave us huge opportunities indeed to investigate all sorts of languages. And since I suppose most people, I don't know about you, do you go to the cinema to be told a story? I believe that cinema is far more valuable than just to be told or just to be considered to be a platform of bedtime stories for adults, which I believe it basically has ended up at, but there is a huge possibility of exploring language for its own sake. Abbiamo esplorato tantissimi linguaggi diversi, perché alla fine, non so voi, ma quando andate al cinema volete davvero che vi si racconti soltanto una storia? Io penso che il cinema non debba essere soltanto una specie di gigantesco libro delle favole della buonanotte per adulti, ma possa e debba essere molto molto di più, che è quello che abbiamo cercato di fare con tantissimi linguaggi diversi. How do you tell a story? Do we use the cinema as a device for dramatization? Are we prepared to simply to receive it off a page? Do we turn it into an opera? Do we organize it as a particular theatrical event that can be as relative to Brecht as it can be to Shakespeare? Come si fa a raccontare una storia? Si può raccontare in tantissimi modi, come testo, come immagini, come una messa in scena che può ricordare Brecht o Shakespeare. So part of the exercise of making this whole film, although indeed it had enormous amounts of intellectual and emotional content, was also an examination of indeed what is cinema, where is it going, what do we want it to do? E anche se appunto si è trattato di un progetto che aveva degli immensi contenuti intellettuali ed emotivi, essenzialmente si trattava veramente di una ricerca, ci siamo interrogati su cos'è il cinema, dove va e cosa vogliamo che diventi. In suitcase 46, two 46s make 92, so it's exactly in the symmetrical middle of the project, we had a suitcase of which we called Holocaust Gold. So it's all the gold that was made into gold bars, stolen by not only the Third Reich, but all the other fascist parties that existed all over Europe from 1920 to 1945. So inside suitcase 46, there are 92 gold bars. Each gold bar has a story which is the length of a feature film. Nella valigia 46, che è la valigia centrale, la metà del progetto, la valigia l'abbiamo chiamata l'oro dell'Olocausto, quindi tutto l'oro, non soltanto rubato dal Terzo Reich, ma anche da tutti i fascismi, i totalitarismi, dagli anni 20 a 45. Quindi nella valigia numero 46 ci sono 92 lingotti d'oro, che ciascuno dei quali racconta una storia che è lunga come un film. This gave me an opportunity to go right back to the beginning. Because surely the best ever possible audience you can find to tell a story to is the concept of the bedtime story for highly committed, wide imaginations of children. So consider that possibility with just a brief example of what I'd like to show you now, which is, I suppose, the really basic level about the simple business of telling stories. E facendo questo esperimento sono voluto tornare all'inizio, diciamo così, perché il pubblico migliore in assoluto al quale si possa raccontare una storia è un bambino, è il concetto appunto di prima della favola della buonanotte, i bambini che hanno una immaginazione immensa. Quindi adesso vi farò vedere, è una specie di ritorno a livello zero, a livello di base del racconto di una storia. So let me show you just a small excerpt of the beginning of one story out of 92 out of suitcase 46. And you may notice on the screen, it's called the Scheherazade Commandant. You probably all know about Scheherazade. Scheherazade was a princess who, if she did not convince her prince of a story, then off with her head. Think of the film director as Scheherazade. Adesso vi mostrerò l'inizio di una delle 92 storie della valigia numero 46, che come vedete si chiama Il comandante di Scheherazade. Ovviamente sapete tutti chi era Scheherazade. Scheherazade era questa raccontatrice di fiabe e doveva convincere il suo principe ad ascoltarla pena il taglio della testa. Allora cercate di pensare al regista come a Scheherazade, se non vi convince con le sue storie gli taglierete la testa. The Scheherazade Commandant.
commandant in Cessna. Regards as important or unimportant is finding constantly a visual equivalent, a visual language, to make that story work very well in your imagination. Come avete potuto vedere, comunque, diciamo, la struttura di base è abbastanza semplice, cioè una voce narrante che racconta una storia. Una storia che però trova sempre tutta una serie di immagini e funziona comunque per immagini. Sono le immagini che risuonano nella fantasia e raccontano la storia. All right, a big change of tactic, but still relative to ideas of brand new technologies in association with visual literacy. My fascination with the business of painting, I will pronounce that cinema is dead. I think it'll find, or needs to find, a new level, which is already happening in a sense, because though we, or I would argue that indeed the cinema is dead, the screen is very, very much alive. Allora, un cambio di scenario, anche se sempre nello stesso tema, cioè l'idea delle nuove tecnologie insieme all'istruzione, all'educazione visiva, e quindi partendo dall'idea che il cinema è morto, che bisogna trovare un nuovo livello, un nuovo modo di comunicare per immagini, ritorna la mia grande passione per le arti visive, per la pittura, e appunto il cinema sarà anche morto, però lo schermo, la proiezione è invece molto viva. And in order then to pursue 8,000 years of painting activity with only 114 years of cinema activity, with a view about visual literacy, we have embarked on a series of examinations of what I regard to be keynote paintings of the Western world. E allora dare 8.000 anni di storia della pittura con solo 114 anni di storia del cinema in una visione di educazione visiva, educazione alle immagini. L'idea è quella di basarsi su alcune immagini, alcuni dipinti che secondo me sono veramente i pilastri, la base dell'arte moderna, dell'arte del nostro pianeta. And last year, last summer, we spent about 3 months making an examination of that famous painting by Dan Brown called The Last Supper. E l'estate scorsa abbiamo passato 3 mesi a esaminare in tutti i suoi dettagli il famosissimo dipinto di Dan Brown che si chiama L'ultima cena. An extraordinary keynote painting. Obviously painted and thought about and organized by Leonardo, one of the greatest imaginative visual minds that certainly the Western world has ever seen. Full of mysteries, associations, references, but all based, of course, upon a Christian story. Appunto il dipinto del grande Leonardo, una grandissima mente artistica, ma piena di misteri. Questo è un dipinto che è pieno di associazioni visive, di misteri, basato ovviamente su una storia che è una storia della religione cristiana. Let me show you what we did. You probably, I'm sure you're all good Italians, so I'm sure you must have probably as a child seen this extraordinary painting in Milan. It is falling off the wall and has been falling off the wall for nearly 350 years. Leonardo tried all sorts of experiments in terms of medium and paint that created chemical reactions, so the whole painting has been slowly deteriorating ever since it was first painted in 1498. Naturalmente da bravi italiani sono certo che abbiate tutti visto questo straordinario dipinto che è a Milano e in realtà si sfoglia e casca dal muro perché Leonardo sperimentava anche nelle tecniche e quindi le reazioni chimiche dei materiali che ha usato hanno fatto sì che purtroppo appunto il dipinto si sia deteriorato moltissimo negli anni, questi appunto negli ultimi 350 anni, a partire da quando fu dipinto nel 1498, pian piano si è andato via via rovinando. It's one of those paintings which still exist in exactly the place for which it was intended, so therefore it is well nigh impossible to move.
ed è uno dei rarissimi dipinti che si trova esattamente nel posto per il quale era stato dipinto, ed è quindi difficilissimo, se non impossibile, spostarlo da lì. There are many, many, many apocryphal stories told about this painting, but because it is fixed, it is a sense in a fixed position on the earth. Ci sono moltissime storie, anche apocrife, sulla origine, il motivo per cui è stato dipinto questa opera, però si tratta di un'opera che è lì fissa e che quindi ha proprio un suo posto fisso, inamovibile sulla terra. And that's one of the reasons why we can use it, so some people say, indeed as a fixed, important global position. Ed è uno dei motivi per cui la possiamo usare come punto di riferimento di una posizione globale fissa. I mention this because you probably know these stories, being good Italians, but you know that the perspective lines of this extraordinary painting by Da Vinci called The Last Supper anticipate some extraordinary things. Like, for example, if you examine the tabletop of The Last Supper, there is a cosmography organized by all the plates and the buns and the knives and forks, which actually predicates the position of our solar system relative, and remember this painting was painted in 1498, the position of Pluto. Now the rest of the world never discovered where Pluto was until 1913. Probabilmente da bravi italiani ancora una volta queste storie le conoscete, però per esempio ci sono un sacco di interpretazioni e un sacco di storie che riguardano questo dipinto, tra cui per esempio il fatto che le linee prospettiche, una parte della composizione di questo dipinto, anticipa e spiega alcune cose straordinarie. Ad esempio, osservando il piano della tavola, il modo in cui sono posti i piatti, le pagnotte di pane e le posate indica una cosmografia che anticipa la posizione di Plutone nel sistema solare. Vi ricordo che il dipinto è stato appunto realizzato nel 1498 e la posizione di Plutone è stata scoperta nel 1913 ed è incredibile questa appunto cosa che si vede invece nelle linee prospettiche del dipinto. And if you believe that, let me give you something else, which is almost also impossible to believe. Leonardo da Vinci's Last Supper, painted in 1498, creates the position for the Eiffel Tower and the Empire State Building. E altra cosa che, se vi piacciono questo tipo di storie, un'altra cosa che vi posso dire, per quanto incredibile possa sembrare, è che l'ultima cena di Leonardo, 1498, determina in qualche maniera la posizione che sarà poi quella della Tour Eiffel e dell'Empire State Building. So, in our attempt to combine notions of cinema and painting, and to embrace these extraordinary things about this very magical painting, we created, and also because it can't be moved, a clone, a reproduction, a magnificent reproduction. One of your television art critics has what he calls an aura meter. That is to say, a meter that measures the aura coming off a work of art. Allora, in questo nostro tentativo di combinare il cinema e la pittura e anche di parlare di questi lati magici, come vi ho detto, questa specie di aura magica che c'è su questo dipinto, e siccome il dipinto non si può spostare, abbiamo creato un clone, una copia splendida del dipinto, e che abbiamo misurato con un aurometro, questo sistema, questo meccanismo che dovrebbe misurare l'aura che viene emessa da un quadro, da un'opera. So when this gentleman went into the Sistine Chapel in Rome and took his aura meter with him, as you would expect, when he shone it at Michelangelo's Sistine ceiling, on a scale of 0 to 100, his aura meter, of course, registered 98. E quindi quando con l'aurometro questo signore che l'ha inventato l'ha portato nella Cappella Sistina, l'aurometro su una scala da 0 a 100, ovviamente, come vi potete aspettare, ha segnato 98. Well, when this gentleman brought his aura meter to our clone, our reproduction of Leonardo da Vinci's Last Supper, he pronounced it registered 110.
E quando invece è venuto a misurare il nostro clone, la nostra copia dell'ultima cena di Leonardo, è arrivato addirittura a 110. Let me show you what we did. Però adesso vi mostro cosa abbiamo fatto. Examining in that sort of language nine classic paintings. We started off in 2006 with this painting by Rembrandt called The Night Watch. Then indeed, last summer we spent working on this Da Vinci masterpiece called The Last Supper. And this year, as part of the Venice Biennale, we made an essay about this extraordinary painting by Veronese called The Marriage of Cana. Abbiamo creato, insomma, stiamo cercando di creare un progetto che non si limita soltanto a questo, quindi un progetto che dovrebbe durare 4-5 anni, cercando di reinterpretare, secondo questo linguaggio, nove classici della pittura. Abbiamo iniziato nel 2006 con La Ronda di Notte di Rembrandt, poi nel 2008 con L'Ultima Cena e quest'anno alla Biennale d'Arte abbiamo lavorato sulle nozze di Cana di Paolo Veronese. Next year in Spain we hope to tackle this extraordinary painting by Velázquez called Las Meninas, and also in Madrid to tackle this painting by Picasso called Guernica. E quello che ci proponiamo di fare per le prossime tappe, l'anno prossimo, è Velázquez con Las Meninas e poi a Madrid Guernica di Picasso. And then very soon we are planning to make an examination in cinematic animation terms of this painting of the water lilies by Monet in Paris. Un altro quadro su cui lavoreremo con questa interpretazione cinematica sono le ninfee di Monet a Parigi. And then this painting by Sciurra in Chicago. E poi questo quadro di Sciurra che è a Chicago. Then this Jackson Pollock, which is in the Museum of Modern Art, New York. E poi questo Jackson Pollock che è al MoMA di New York. And a lot of you, I am sure, heard that the Vatican has encouraged a new initiative between the papacy and contemporary artists to reintroduce the notion of the Roman Catholic Church again being great commissioners of significant art. I was present last Saturday with the Pope, along with the nearly 250 artists of the contemporary world, in, I suppose, part of this exhortation. And for a long time now, I have set my sights on doing a grand work in the year 2012 on this painting. And I hope, with the Pope's permission, that I will be able to turn this extraordinary painting by Michelangelo called The Last Judgment into a brand new and exciting project. Thank you. Allora, avrete forse sentito... Avete forse sentito che il Vaticano ha deciso di rilanciare in un certo senso il ruolo di mecenate del papato che ha avuto in passato, convocando, e sabato scorso ero appunto dal Papa con altri 250 artisti, e vorrei per il 2012 trasformare in un grandissimo progetto questo dipinto che appunto avete visto nella Cappella Sistina, il Giudizio Universale, e trasformarlo in un nuovo grandissimo progetto. Let me just show you as a final excitement, which still excites me, though maybe I'm the last person who should talk about this, in our attempts to make something extraordinary out of that amazing painting by Veronese, which we did this summer. So let me finish my enthusiasms, I suppose, for a new contemporary visual language by showing you a part of this exercise.
Dovrei essere l'ultima a dirlo, dice, però davvero sono contentissima della portata, della meraviglia di questo progetto che abbiamo fatto quest'estate sul dipinto di Veronese, e quindi vorrei, per salutarvi, farvi vedere che cosa abbiamo realizzato con i nuovi linguaggi. E davvero è stata un'opera e un progetto che mi hanno entusiasmato moltissimo. And can the sound man please play this as loud as he dares? E chiede ai nostri tecnici di sparare il volume più alto che possono. Spirit of figs.